Benvenuti a Nice to Meet You, una nuova serie di Sirene Arte per osservare più da vicino i lavori che abbiamo già realizzato. Allora, benvenuti a Nice to Meet You. Questa volta vediamo come abbiamo realizzato questa borsetta, in questo caso per mettere dentro, per inserire la borsa dell'acqua calda. Ovviamente può avere anche altre funzioni, però giustamente le misure in questo caso sono state prese proprio per contenere esattamente la borsa. Allora, nel sito poi trovate l'articolo con il tutorial che spiega come realizzare queste quattro mattonelle che in realtà sono unite tra loro già in fase di realizzazione della singola mattonella, quindi non sono unite dopo che tutte e quattro sono state costruite. E quindi non c'è bisogno di utilizzare ago e filo perché si fa tutto direttamente con l'uncinetto. E poi praticamente si deve realizzare anche questa mattonella quadrata, che è una mattonella che si realizza utilizzando la stessa tecnica delle mattonelle piccole, ma si va a fare una dimensione più grande. E poi è stato realizzato questo pezzo di congiunzione tra il fronte e il retro del lavoro, che praticamente sempre con la stessa tecnica. Questa volta si va a realizzare un rettangolo e non un quadrato. E poi in ultimo c'è, vabbè, il cordoncino, ma anche, adesso estraggo la borsa, tutto questo merletto in cui poi il cordoncino va inserito e questo si realizza per ultimo. E sul sito trovate le foto di questo. Quindi ecco qui la nostra borsetta, che in pratica, appunto, ripeto, è costituita da queste quattro mattonelle cucite insieme già in fase di realizzazione delle mattonelle stesse, questo retro che con la stessa tecnica è semplicemente una mattonella maxi, poi questo fondo che è un rettangolo, anch'esso cucito direttamente in fase di costruzione con l'uso dell'uncinetto e non di ago e filo, e poi questa parte superiore che è un merletto di chiusura con inserito il cordoncino che passa sotto a questi passanti verde più chiaro. E poi per decorazione abbiamo rifatto il fiore che decora la mattonella anche sul cordoncino, un po' per riprendere il tema della borsetta. Allora vi do appuntamento sul sito sireneart.net per ulteriori foto e per i tutorial per vedere come si realizzano le mattonelle. Alla prossima, grazie agli iscritti. Ciao!